In campo vicino a noi alcuni migranti ospitati alla Conca Verde di Rovetta contro alcuni ragazzi di Clusone, ma non è solo una partita di calcio. Ma è stata un'idea che è nata giovedì quando abbiamo incontrato questi nostri amici durante la visita alla Basilica e poi la danza macabra. Così, perché non organizzare un momento insieme tra questi ragazzi e i nostri adolescenti e i nostri giovani? Chiaramente è una proposta molto semplice che non vuole essere assolutamente, non vuole avere così la pretesa di chissà quale portata, tuttavia crediamo sia un segno di accoglienza, perché sono convinto che la nostra gente non è gente che è abituata a costruire dei muri, bensì a portare, a creare dei ponti, dei legami. Il cuore generoso della gente dei nostri paesi sicuramente è vicina a queste persone. Noi lo facciamo in questo modo molto semplice, attraverso questa partita di calcio, poi la cena che condivideremo con i nostri, con questi nostri amici, in occasione appunto della festa del nostro oratorio. Così è un gesto così molto piccolo, molto semplice, tuttavia vorrebbe essere una risposta anche così a magari altri atteggiamenti che certamente non condividiamo e che non condivide neanche la nostra gente, che invece penso sia gente che apre il cuore, sa spalancare il cuore a queste persone che vivono situazioni di grande bisogno. Quindi un piccolo segno di vicinanza a queste persone da parte della comunità di Clusone. Sì, penso che sia in sintonia con quanto la Chiesa e in particolare la Caritas sta facendo da tanto tempo. Quindi è semplicemente un piccolo segno di condivisione, di solidarietà con queste persone. Vorremmo che così ci fosse anche un coinvolgimento maggiore, ma stiamo un attimino proprio anche valutando dal punto di vista di noi sacerdoti su come essere presenti. Certo, non vuole essere così un metterci in mostra o qualcosa, ma vuole essere anche un segno educativo nei confronti dei più giovani, che certamente interpreta quello che è la nostra sensibilità umana e cristiana, che vuole essere proprio in modo molto semplice, non urlato, di vicinanza proprio a persone che sicuramente lontani dalla loro patria hanno bisogno anche di sentire l'amicizia, la fraternità, la vicinanza di noi tutti.